Qua. Allora, siamo di nuovo live. Se avete delle domande sul gruppo, ci sono altre 1800 persone qua che vedranno questo video, scrivete. Ci chiedeva Roberto Pilia se questo problema si verifica con le linee, con i provvisori di tutte le linee. Beh, i provvisori sono per tutte le linee, non è che ci sono delle linee I provvisori definitivi. indistruttibili, lì ho provvisori definitivi. No, non ci sono. Non ci sono. Tutti i Provvisori provvisori si vanno, rompono, sì. tutti i provvisori si rompono, ma anche tutti i definitivi si rompono. C'era una moda in America dove la gente denunciava che cadeva sui pavimenti bagnati, denunciava McDonald's. Ok, facevano tutti causa. Problema non è chi aveva lavato, eccetera. Il problema è che se bagnato lo vedi, non ci passi. Bisogna essere responsabili nella vita, nel senso che se si arriva avere un problema, delle volte prima che accusare bisognerebbe guardare su dentro se stessi e capire sono stato responsabile. Tutto parte dalla responsabilizzare. Si responsabilizza come? Con istruzioni come quelle che stiamo facendo oggi. Ci sono dei cibi che quindi non potrete mangiare, ci sono delle cose che non potrete fare come strappare, ci sono delle cose che, non, che dovrete invece fare. Cosa bisogna fare con i denti artificiali in bocca tutti i giorni? Igiene, lavarli. Igiene, igiene fondamentale. Quando noi togliamo le protesi e ve ne ho portate un paio disinfettate, ok, me le avete riportate tutte, ci possono arrivare delle protesi che sono in queste condizioni. Puoi inquadrare, Iana, ok, sono disinfettate tanto, però non l'ho tolto quello volutamente perché voglio che, ve le fa che voi capiate cosa si può formare, ok? Paziente dice che per esempio fumando gli si macchiano i denti, ci chiama, guarda, c'ho tutti i denti macchiati, la colpa è nostra o del fumo? Del fumo, non ci fumi con le protesi. Ok, il paziente ci chiama e ci dice che c'è, che ne so, un impianto in perimplantite. Noi togliamo l'impianto e vediamo che tutto attorno c'è attaccato tartaro. Lì non è un problema di marca dell'impianto di inserimento, è un problema di tossine che vanno a un certo punto a infiammare le gengive se ne vanno. Okay. Ci sono delle cose che vanno usate, Iana in questo fa scuola col Jetpack, ci sono degli strumenti meccanici che bisogna usare, che sono gli scovolini, e ci sono dei video sulla SOS Universe, no, sul gruppo, che fanno vedere proprio come bisogna pulire sotto le protesi. I punti dove si pulisce è qua sotto. Vedete quest'area scura qua? Qua si inseriscono dei fili, come per esempio il Superfloss. Superfloss. Da Oleg ora ci lascia che sta andando giù a Dai, lavorare. Per Superfloss è un filo che si usa, che usano per esempio i ragazzini che hanno l'apparecchio. I ragazzini che hanno l'apparecchio hanno lo stesso problema di chi ha la protesi. C'è un filo che vende la Oral-B, che è questo, Superfloss, che ha una parte rigida che si inserisce tra la protesi e la gengiva, poi c'è una spugna dietro questa parte qua, bianca, quella è la spugnetta che va a pulire. E si può anche abbracciare l'impianto. Io abbraccio l'impianto con la spugna e lo lucido. Se non faccio questo, lì sotto ristagna il cibo. Okay? Ristagna quando mangio, rimane un biofilm, si crea quel biofilm, dà da mangiare i batteri che si annidano là e iniziano poi a produrre gli scarti, le tossine che sono quelle che fanno poi infiammare le gengive. Una volta che poi quello non viene levato per esempio 10 giorni, si trasforma in pietra, si calcifica. Come la cornetta della doccia, si crea il calcare. Il calcare è dovuto all'acidità, al pH basso. Se il pH invece è alto, il calcare non si forma, perché non precipitano i sali di calcio. Com'è che si alza il pH? Si alza col colluttorio. Col colluttorio, quindi il disinfettante ogni giorno al colluttorio è il miglior alleato per evitare che il pH scenda. E quello ci aiuta a mantenere poi i denti liberi da questo tartaro, perché poi il tartaro, quello, lo spazzolino, l'idropulsore, non lo leva più, non lo toglie più. Per questo serve avere un tipo di design di protesi che devono essere anche facili da pulire. Dobbiamo certo fare dei compromessi delle volte, però qui sotto, nella linea di passaggio tra la protesi e la gengiva naturale, il superfloss ci passa il filo. Si fa passare, si prende da dentro e con la spugnetta si pulisce.
Dopo un tot di anni, 5 anni, la gengiva si può ritirare. Cosa facciamo noi? Svitiamo la protesi, ribasiamo e la riavvitiamo, cioè colmiamo lo spazio che si forma con una ribasatura, quella che si chiama la ribasatura. Si può fare non solo alle dentiere, ma anche ai denti fissi avvitati. Andiamo invece su altre fotografie. Questa ve l'ho spiegata. Questi non sono problemi, invece, se doveste avere, per esempio, qua è la gengiva che si è ritirata e ha scoperto la parte metallica della capsula. Okay, questo non è un problema. Questa è semplicemente una porzione della capsula che prima non si vedeva che la gengiva era su. Non vai a rifare, togliere un ponte, tagliare, limare, rifare per una gengiva che ha perso un millimetro. Bisogna proporzionare l'intervento con quello che è il problema. Questo sì, sono capsule che sono da togliere e da rifare. Se il paziente rompe lo zirconio, a quel punto gli mettiamo metalloceramica. Se rompe anche il metalloceramica, mettiamo metallo. Metallo non lo stacchi. Ci sono le battute in metallo anche. Denti con battute in metallo, sì. Si fanno, è come se si fanno, ve li faccio vedere. Denti, battute, metallo. Vediamo. Eccoli qua. In Germania ne fanno tantissimi di questi. Okay. Vedete, la porzione centrale qua rimane il metallo, dove vanno a contatto i denti di su con quelli di giù. Vediamo se ne trovo degli altri, magari a risoluzione maggiore. Niente, come lo trovo? C'ho, secondo me, problemi di connessione qua. Vediamo se clicco su questa, vediamo, zoomiamo questa, questa addirittura integrale. Vedete che le ultime le fanno completamente in metallo, metallo, e qua ci sono le faccette estetiche, la porzione visibile. Questi sono lavori che si fanno su pazienti che sono proprio quelli bruxisti, che macinano tutto. Che masticano tutto, quelli che vogliono mangiare le pietre. Okay. Ci abbiamo avuto pazienti in passato a cui abbiamo fatto questo tipo di lavori ed erano pazienti particolari, pazienti per esempio che hanno spasmi muscolari incontrollati, pazienti che hanno delle parafunzioni, si chiamano dei movimenti non corretti, quindi la mandibola che ha avuto delle tra dei traumi oppure è cresciuta storta la mandibola e comunque va in trauma continuo. L'unico modo di risolverlo è questo, evitare che si crei il problema. Mettendo dei denti che sono indistruttibili. Questo, ecco, sono dei denti che però si possono staccare le ceramiche dal metallo. Okay, se uno va a strappare, comunque lì la ceramica si può staccare. Domande? Se avete domande, ora rispondo a tutte le domande. Certo. Sì. Una volta che il paziente ha la dentiera di bruxismo e soffre di bruxismo, può rompersi la dentiera perché so che è successo. Sì, allora bisogna separare il bruxismo, in realtà, perché vi faccio un disegno, allora andiamo qua, vediamo se qua in diretta, se ci sono pure domande fatele ora perché vi rispondo, inquadro ora la lavagna così vi parlo di quello che è appunto il bruxismo. Il bruxismo esistono due varianti, c'è. Ci sono rotture appunto da bruxismo e da serramento. Allora, denti superiori, denti inferiori. Quando io ho dei movimenti tra arcata superiore e arcata inferiore di questo tipo, questo è il bruxismo. Ok. Lateralità. Lateralità o avanti? Sì, questo è il bruxismo. Se io invece ho dei movimenti verticali, questo è il serramento. Si risolvono in maniera diversa questi problemi, ma il risultato è lo stesso, nel senso i denti possono rompersi. Bruxismo e serramento mi rompono i denti anteriori? No. Per quale motivo? Perché vi ho detto prima, non sono a contatto quelli anteriori. Ok. Il serramento mi può rompere i denti posteriori? Sì. Il bruxismo mi può rompere i posteriori? Sì. Perché sono movimenti laterali. Se uno fa movimenti anteriori, quelli non toccano comunque. Se io trovo i denti roti anteriori, cos'è quello? Serramento, bruxismo o strappo? Strappo. Ok. Spegni, mi sta ammalando.
Sto. serio? Sì. Ho 5 minuti, poi la riaccendiamo. Poi, il serramento, quindi, per capire qual è la soluzione, bisogna andare all'origine. Come dicevo, non i denti che sono rotti o che vanno rifatti. No, cerchiamo di capire perché sono rotti. Sì, sono rotti perché ci sono dei movimenti. Questi movimenti sono dei movimenti involontari, non sono volontari. Cos'è che fa muovere la bocca? Muscoli? Ma i muscoli chi li aziona? Massetere, pterigoide interno, esterno, digastrico, ce ne sono tanti muscoli. Il problema è chi li aziona i muscoli, cioè gli stantuffi, chi è che dal. Bravo, ok, sistema nervoso centrale. Possono esserci delle patologie che danno l'impulso al muscolo, quindi muoviti. Pensate al paziente spastico, ok? Va sempre in contrazione, va sempre in contrazione. Supponete un altro motivo che invece può creare l'attivazione dei muscoli per via indiretta è la postura, che dà al muscolo, c'ha delle fibre propriocettive che dicono al sistema nervoso la posizione del muscolo, dove sta contraendo. Allora, a questo punto il sistema nervoso fa muovere il muscolo. Ve l'ho fatta semplicissima, ma è così. Se io vi faccio un esempio, se io sto su una gamba tutta la notte, la mattina mi sveglierò con la gamba faticata o no? E l'articolazione? E i muscoli? Certo, poi mi viene l'acido lattico, ok. Supponiamo che nell'articolazione ho 2 arcate di denti, ok. Sto in continuo bilanciamento. Contrai qua, quello, contrai un po' di più quello, quell'altro, e si muove e si usura. Quindi la soluzione qual è qua? Nel caso sia la postura, io è qua che devo agire. Nel caso è neurogena, è qua che devo agire. Ok? La postura mi mette a riposo i muscoli non danno il feedback. Ok? I farmaci mi rallentano, ma se non posso neanche con i farmaci, bite. Il bite, così, ma la postura non la risolvo col bite, la postura si risolve col bite quando il paziente ha i denti naturali, ma se non c'ha più i denti, c'ho la possibilità di fare i denti come dovrebbero essere. Ok, quindi bisogna capire intanto se in genere il sento è un problema posturale. Ok. Il bruxismo, lateralità, in genere sono spasmi neurogeni. Gli spasmi di contrazione, ok, sono diversi da quelli laterali. Quelli laterali si attivano, se fate nota, gran parte dei pazienti, io direi quasi il 90% dei pazienti che abbiamo è bruxista, c'ha problema cioè di postura. Perché? Perché ha perso 2 ruote strada facendo, quindi il telaio si è storto. Ha perso denti, ha avuto capsule prima, ha fatto devitalizzazioni, ha annestrato denti, i denti si sono sventagliati, ha avuto la piorrea, ha avuto tanti problemi. Non, quasi mai noi abbiamo di fronte pazienti bocche di un bambino di 10 anni che non ha questi problemi, anzi sono macchine che hanno camminato parecchio, hanno preso tanti fossi. Queste sono macchine dove dobbiamo fare il percorso inverso, prima raddrizzare il telaio, alla fine arrivare alle portine e quindi alla parte esterna, ai denti. Quello che bisogna fare prima è mettere dei provvisori, noi in genere li facciamo belli grandi, perché una cosa che si è visto è che il serramento, quindi che viene dato dalla dimensione della bocca, in genere chi perde i denti la bocca si abbassa e vengono le pliche qua della faccia strisce, e la bocca che ha perso dimensione. Ok, il viso della persona che perde i denti qua, questa è la bocca, gli vengono delle pieghette qua. La classica bocca vecchietta, poi se io la guardo di profilo, questo è il naso, la bocca va in dentro. Ok, inizia la scucchietta, quella che a Roma chiamano scucchia, inizia ad andare avanti, la mascella, che i denti che c'aveva qui li ha persi, ma se li ha persi cosa succede? Che l'osso va in maniera centrifuga verso dentro. Questa,
l'osso va verso giù, ma non va in dentro la mandibola, inizia a apparire il vecchietto come che lo disegnano sempre col nasone, le cartilagini che continuano a crescere tutta la vita come le orecchie. Berlusconi ce li ha grandi o piccole le orecchie? Ce le ha grandi perché le cartilagini sono l'unica parte che continua sempre a crescere. Ma il vecchietto ha sempre questa faccia a luna. Ok. Quello che dobbiamo fare noi è colmare questo spazio con arcata superiore e arcata inferiore, ridando sostegno ai tessuti molli, quindi le labbra, dobbiamo riempire questo spazio, ma abbiamo la possibilità di, queste sono separate, non unite, possiamo rialzare la bocca. Quindi noi andiamo sempre, partiamo da dei provvisori belli pieni, belli grandi. Grandi, il paziente ci dice, ma io ho i dentoni. Normale questo, sì, perché se no li rompi. Ok. Anni fa ho capito che se noi raddoppiavamo le dimensioni avevamo meno problemi di rottura, per quello che dicevamo prima, perché avevamo poco tempo, dovevamo già fare tante cose, ok, facciamo i denti più grandi. Tanto male che vada non sbagliamo, il paziente non rompe e risolviamo il problema articolare perché abbiamo come fatto il bite. Da quella dimensione possiamo solo togliere, ok, difficile invece aumentare dopo. Se lui già si vede con i dentoni, poi gli facciamo i definitivi come devono essere, dice wow, belli, più facile. Invece partiamo con i provvisori che sono delle proprio delle gambe di legno, okay, che sicuro belle grosse, tutte piene, non hanno snodi che possono cedere, fino ad arrivare a un'educazione col tempo. Io gli dico sempre, se si rompe il provvisore al paziente, è meglio non aggiustarlo. Tutti quei mesi zoppo imparerà a non saltare poi dopo con i definitivi. È educativo quello. Quando invece noi risolviamo subito il problema, quello risalta. E fa parte della terapia quello. Fa parte l'educazione all'alimentazione, a come va usata la protesi, la simulazione, fa parte della terapia. Come l'educazione anche all'igiene, chiaramente. Ma il più di problemi che noi abbiamo non è tanto l'igiene, ma sono le rotture e carenza magari di educazione. Perché tutti ti dicono che so denti come nuovi, ti diranno che so, avrai di nuovo i denti naturali, avrai di nuovo i denti come una volta, una ceppa, sono delle protesi artificiali quelle che avrai, e se ti pubblicizzano che so delle protesi artificiali, dici, ah, quella cosa mi devo mettere, ok? E se invece è molto più bello fare una foto di una persona che non ha problemi e dire, ecco, questi so come saranno, no, quelli sono denti naturali. Non so, denti artificiali. Torniamo, faccio le parentesi sempre, torniamo indietro. Allora, abbiamo detto che la postura la posso risolvere in questa maniera, andando non a mettere il bite. Tutti mi chiedono il bite, il bite, il bite, il bite non si mette. Se c'è bisogno del bite, ok, è perché c'è una parafunzione nervosa. Ma se noi abbiamo risolto aumentando la dimensione della bocca, e non sempre ci azzecchiamo, possibile che non ci azzecchiamo, ok, se vediamo quello, cosa, soluzione? Allora lì sì, cambiamo un'arcata delle due, la facciamo più lunga. Vediamo quale di quelle, ma parliamo di compensi di 3 mm, sono piccole cose, che però in bocca sono tante. 3 mm ti possono cambiare di gran lunga poi la stabilità. 3 mm nella parte posteriore, ricordate la bocca è come una forbice, una cerniera. Ok, 1 mm qua so 2-3 mm anteriori. Ok, quindi significa aumentare parecchio qua davanti. Altre cose che possono causare le rotture sono durante la masticazione un allineamento errato del piano dell'occlusione. Ok, la bocca si può, cioè i denti della bocca sono orientati secondo dei piani. Cioè la mandibola si muove, l'unico osso del cranio insomma che si muove, questa è la bocca e qua sotto abbiamo la mandibola che è legata, connessa al cranio. Questa si muove così, viene in avanti, anzi prima scende poi va avanti, è un movimento composto questo che fa, può anche andare in lateralità, può anche andare in lateralità in basso, anche davanti la posso portare. Questi sono i denti superiori e questi sono i denti inferiori. Ok. Il parallelismo, quindi il piano in cui loro si trovano, rispetto ai movimenti che loro possono fare, può essere così, ma può essere anche così. Per esempio, io gli metto i denti così. Ok, bravo. Questo può portare a delle rotture. Oppure se guardo il paziente davanti,
I denti possono essere così, ma possono anche essere così o così. Ok, oppure il paziente può avere i denti dietro così. Questo è errato proprio. C'era un paziente che ha avuto un orientamento errato proprio. Lì hanno sbagliato perché semplicemente quando abbiamo messo nella forchetta, che è quella su quale lavora il laboratorio, che si chiama l'articolatore, qua si mette il gesso con i denti sul quale sta lavorando. Ok, esistono due tipi di questi, si chiamano articolatori. Li avete visti in laboratorio? Sono quelle che aprono e chiudono, dove montano i denti. Vedete come sono i denti? I denti sono così, sono su questo gesso, si lavora in laboratorio su questo gesso e questo poi monta sotto sulle forchette che simulano i movimenti della bocca. Ok, esistono di due tipi queste forchette, che già che sono orientate sulla linea dell'orizzonte oppure che sono orientate su una linea che si chiama il piano di Camper che va a unire il naso, la punta e la spina del naso con l'orecchia. Ma gli acufeni non c'entrano con la morale. Possono dare, ma è raro, proprio parliamo di raro. Quando uno ti dice che, quando derivano da quello, ti dicono che derivano da quello è perché non ha saputo fare la diagnosi bene. Rarissimo proprio. Possibile, ma è raro. Possono essere più problemi metabolici, gli acufeni, non problemi articolari. Si fa quel controllo per escludere che sia anche quello, nel senso facciamo una serie di indagini. Questi articolatori, se noi impostiamo dei valori, per esempio, su un articolatore orientato sul piano dell'orizzonte, e io lavoro con i denti qua sul piano dell'orizzonte, i denti li devo mettere paralleli a questo. Più delle volte noi lavoriamo invece con articolatori che vanno compensati, lavori e quindi vanno inclinati di certi gradi. Cosa succede se io lavoro questo sull'altro articolatore? Quando poi lo metto in bocca invece è dritto. Okay. Una piccola svista delle volte di laboratorio può arrivare a creare questo. Lo vedo in bocca, vedo i molari e dico no, qua è sbagliato il piano. Vado, faccio le mie verifiche, sì, era sbagliato, era sulla linea dell'orizzonte. Il problema era il paziente che aveva un problema fonetico grave, proprio non riusciva a dire certe parole perché gli incisivi risultavano molto più corti perché era stato ruotato il piano. Allungandolo, cioè correggendo il piano, invece gli incisivi diventavano più lunghi e quindi l'aria prendeva quel percorso che fa uscire correttamente la S soprattutto, perché la S non va a toccare i denti, però se la S la dico a bocca aperta che sono in su, la S, c'ho lo zappolo, la zeppola in bocca. Alcuni problemi possono. È importante fare la balistica quando c'è un problema, capire da dove è arrivato il problema, altrimenti brancoliamo nel buio. Risposta alla domanda. Ok. La sindrome dell'articolazione dell'ATM, Sindrome dell'ATM. che magari è dovuta a una cattiva masticazione per mancanza di molari, magari i molari che sono stati tolti, poi magari successivamente. Sto facendo un lavoro di protesizzazione ben fatto e che verrebbe a diminuire la sindrome dolorosa. Sia soprattutto d'apertura, ma durante la Sì, masticazione, allora bisogna. che insomma lì sicuramente è una Sì, pratica sì, 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 sì. fisica. Io vi dico che una delle persone più ferrate che c'è in questo è un collega che tra l'altro verrà anche qua a fare dei corsi, che è Marcello, vabbè, non anticipo troppo, però è una persona con cui veramente mi interfaccio bene perché l'ATM proprio è una. Almeno 3-4 libri per parlare di Sì, ATM, esatto. perché ci sono tanti tipi di problemi che possono arrivare Così come la all'articolazione. scoliosazione Sì. aiuta. Possono essere traumatiche, possono essere anche lì metaboliche, possono essere problemi dovuti a denti che sono stati persi o denti che sono stati rifatti corti. Okay. Corti, denti bassi è come se al paziente lo costringo in una posizione e poi gli esce il disco articolare dalla schiena. Certo, stando tutta la vita curvo così che non può raddrizzarsi perché tu gli hai messo una fune che lo lega, certo gli viene poi L'ologia certo, magari, l'ernia. tempo spirale. Il principio è lo stesso Sì. dell'ATM, il principio è lo stesso, sono le basi ossee tra i quali c'è un disco cartilagineo che se si muovono, cioè se vanno in un rapporto scorretto, il disco articolare si sposta. Il problema è che il disco articolare è tenuto in sede da degli elastici, okay? Delle fibre elastiche. Se quelle fibre elastiche
stanno in tensione a lungo, che succede agli elastici? Si slabbrano. A un certo punto il disco rimane là, non viene più ricatturato. Può essere transitoria la situazione quando noi vediamo che il paziente gli mettiamo i denti più alti, perché poi la soluzione è sempre il bite, ok? Significa quindi far ruotare la mandibola e il disco viene ricatturato. Se non viene più ricatturato, non si può fare nulla. Se invece il problema non è dovuto agli elastici, quindi alla posizione del disco, ma è dovuto, per esempio, a malattie reumatiche che vanno a mangiucchiare, a far deteriorare il disco si consuma, può arrivare addirittura a essere bucato il disco. Non si può rigenerare. Non lo risolvi neanche col bite. E quello in genere è un paziente, mentre com'è che faccio a capire qual è l'uno o qual è l'altro problema? Se io metto qua un fonendoscopio, quello che si usa per sentire i battiti cardiaci, faccio aprire e chiudere. Se sento click, clack, click, clack, quello è un problema di elastici. Se invece sento quelle sono aderenze. Aderenze significa deterioramento del disco proprio. Si sta. All'inizio si creano dei cristalli, poi quei cristalli diventano sempre più grandi, sinché apri, 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 bucano il disco. L'unica cosa che si può fare lì, la verità, chirurgia, ma non lo so perché entro in un settore che non è il mio. E lì c'è invece Marcello Melis che si occupa solo di questo, e lui ci farà tante lezioni, farà anche training su cose più avanzate. Lui ha studiato America, ha fatto Boston solo articolazione. Un dentista fa solo articolazione ed è una cosa veramente varia. Ha letto la nota e dico: ok, Marcello, ma come risolvi? Bite. Tutti il bite, 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 bite. Alla fine fatemi, ha detto, i denti più alti, i denti più alti. Poi se non risolvi, alla fine la terapia è sempre quella, rialzare. Se non risolvi significa che ormai è passato troppo tempo e non riesci più a recuperare. Quindi la domanda era: con la protesi posso risolvere il problema? Sì, ma non sempre. Dipende da quanto tempo è passato, quanto è stato il danno. Okay, perché è come i denti, no? Inizi che c'è la carie e fai l'otturazione. Dopo l'otturazione fai un'altra otturazione che si è ricariato. Poi fai, se quella otturazione è profonda, fai che cosa? Un intarsio. Poi arrivi al nervo, lo devi devitalizzare. Ok, qua ce la devi. Dopo la devitalizzazione può andare male, fai il ritrattamento. Se il ritrattamento va male, l'impianto. Se l'impianto va male, fai un altro impianto con innesto di oro. Anche quello fallisce, zigomatico. Zigomatiche, non convenzionali, impianti sotto peristei. Noi lavoriamo qua, okay? Noi lavoriamo questa fetta qui. È facile avere problemi anche articolari qua. Il più delle volte noi abbiamo problemi che vengono risolti da questa roba qui. Se non si risolve, rialzando i denti, già iniziamo la terapia facendo i provvisori belli grandi. Quindi i pazienti che chiedono perché sono grandi i denti, fare un'ora di lezione. Allora, Sabina, buondì, stai parlando di definitivo, improvvisori, il medico idropulsore, nel frattempo può dare consigli per la pulizia. Per la pulizia, allora chiedono i consigli dove sono, li trovate sul gruppo, sulle unità di studio andate e lì trovate i consigli per l'igiene. È una bella lezione che spiega esattamente come vanno puliti i denti con l'igiene meccanica, olio di gomito e chimica, il colluttorio, i probiotici, scovolino e igiene meccanica. Più pulisci lingua, anche la lingua. Paziente che ha la piorrea, il più delle volte ha la lingua fissurata. Una volta gli ho chiesto al dentista così e mi ha detto: ma a livello di mucosa della bocca possono essere irritative? Esistono dei colluttori Guarda, particolari? io sono da un mese ora che sono passato all'Listerine perché ho finito quello, il Dentosan che usavo prima, ho preso l'Listerine, sono un mese con i bruciori di con il reflusso gastroesofageo. Ok, perché comunque qualcosa va giù sempre. Invece l'altro lo tollero di più, l'altro, però alla fine la differenza tra l'Listerine, Dentosan e l'altro. Allora, la frequenza ogni volta che lavi i denti dovresti usare il colluttorio.
L'importante è che non passano più di 12 ore da quando tu hai usato il colluttore. Poi esistono diverse gradazioni, per esempio quello alla clorexidina, cioè allo 0,05, il più leggero allo 0,12, allo 0,2. Chirurgico, dopo la chirurgia massimo 7 giorni con quello 0,2. Con quella allo 0,12 massimo un mese, che è quello intermedio. Ed è, sì. No, è lo 0,05, quello base. Quello lo puoi usare tutti i giorni, anche due volte al giorno e non ti crea problemi. Quella alla clorexidina. Invece il Listerine, che è equiparabile a quello 0,05, il più leggero, è un po' più forte. Ok, se io sono uno delicato di stomaco, ti dico l'altro non lo tollero, questo non lo tollero, perché c'ha, ce n'è o su base alcolica, l'hanno fatta anche su base non alcolica, però non so, il principio attivo che è un po' forte, viene bruciore, è forte quello. Invece l'importante è che ci abbia il disinfettante dentro, ma il disinfettante per sé non è forte, cioè la clorexidina non, è quasi in sapore. È l'eccipiente che ci mettono dentro, che pizzica, che è forte, che da su base alcolica poi te lo sconsiglio. Okay? Se poi uno fuma, usa tutti i giorni su base alcolica, è meglio di no. Perché può irritare parecchio, ok. Irrita parecchio. Meglio andare. Alcuni pazienti usano l'acqua ossigenata, il più forte colluttore è l'acqua ossigenata, pura. L'acqua ossigenata noi la consigliamo quando uno ha ascessi, quando uno ha delle ferite che non guariscono, che massimo 5 giorni però con l'acqua ossigenata. Quella ti sterilizza tutto. Dopo, se la prendi per 7 giorni, alteri addirittura il gusto, perché cambia a zero tutta la flora batterica della bocca. È un potente disinfettante. Noi siamo pieni di batteri in bocca, ma il gusto che noi abbiamo, che proviamo, viene gran parte dalla flora batterica che abbiamo in bocca. Ma questo sempre nei pazienti, normalmente in generale va bene, ma nei pazienti c'è con tutto, si sono sottoposti a chirurgia, no, a chirurgia. Se uno fa la protesi è meglio la clorexidina. Ok, facciamo un saluto. Altre domande? Un'altra domanda. E poi, se ce l'avete. Sì. Ma l'eccessiva sterilizzazione potrebbe ridurre le difese immunitarie a livello del caporale, visto che esistono anche dei germi sacrofittici che normalmente esistono, insomma, nell'intestino, esistono nel problema non sono i batteri, il problema è substrato. Ok. Io quando vedo i cinesi, i giapponesi con le mascherine in giro, i batteri ci sono dappertutto. Il discorso è fare un'alimentazione corretta, essere in salute, essere sani. Pensi che non le mangi uguale? Ormai le stai mangiando uguale. Loro mi dicono le otturazioni, per esempio, al mercurio. Ma sai quanto mercurio c'è nel pesce? Che mangiamo? Altro che le otturazioni. Ok, no, nel tonno. Sai quanto mercurio c'è nel tonno? No. Quindi la domanda è se può l'eccessivo uso di colluttori, per esempio, andare a alterare, a dare... Il pH della saliva? No, non si altera. L'importante che è cosa? L'igiene meccanica unita a quella. Se io faccio solo colluttorio senza l'igiene meccanica non serve a nulla. O se faccio solo l'igiene meccanica senza il colluttorio non ho chiuso il cerchio. Non ho risolto nulla. Cioè è importante capire che deve essere fatto tutto. Non deve essere, è come quando curiamo la bocca, lasciamo, che ne so, la parte di sotto con i cadaveri e sopra facciamo i denti. C'è il rischio che i cadaveri poi contagiano gli impianti sopra, certo. O ti curi tutto o è meglio non iniziare, non fai la parodontite, per esempio il curettage. Chi di voi ha mai fatto il curettage? C'è qualcuno che gli ha proposto di raschiare, pulire le radici? Molti pazienti magari sul gruppo hanno fatto il curettage, ma non hanno fatto l'antibiotico, non hanno fatto l'analisi dei batteri, ha preso l'antibiotico specifico, non hanno magari mai usato il pulisci-lingua. E poi va fatto ogni 3-4 mesi, magari lo fai una volta e basta, e non serviva a nulla, tanto valeva non farlo, perché è una cosa che va fatta tutti i giorni. Cioè se io vado in palestra e faccio tutti gli strumenti sta settimana un giorno, poi mi lamento, ma non mi sono usciti i muscoli. Ok. Ci devi andare tutti i giorni, ci devi andare. E devi fare, poi magari mi lamento, faccio sempre bicipiti, non mi escono quelli delle gambe. Se voglio gambe, devo fare gambe. Se voglio poi dimagrire, non basta la palestra, devo anche ridurre anche la non bere la birra la sera,
Devi fare tutto, non basta solo andare in palestra e poi mangi la barretta energetica, in più pranzi e ti bevi la birra tutte le sere. Però in palestra ci vado, dottore, lo spazzolino l'ho usato. Come? C'era mio nonno che lui si lamentava che mangiava le barrette e non dimagriva perché pranzava e poi mangiava anche la barretta. Pensava che era quella che lo faceva dimagrire. Io faccio un saluto allora a tutto il gruppo. Chiudiamo una lezione che secondo me è stata importantissima, ovvero si possono rompere i denti definitivi, i provvisori, certo, si possono rompere tutti i denti. La soluzione per non rompere i denti? Evitate di romperli. Ok. Ciao a tutti, un saluto a tutto il gruppo. Bene, se avete